Amici del bar del baseball, eccoci di nuovo qui per l'ultima parte. Abbiamo sempre in collegamento da Bologna Alberto Toro Rinaldi. Alberto, ci sei? Sì, ciao, ciao Maurizio. E le domande sono tantissime. Noi stavamo parlando prima di Gianni Lerkel, Umberto Calzolari. Giorgio, ma li ha battezzati di questi lanciatori? O non te l'hanno Ti fatta devo venire a dire la loro? verità, la palla l'ho vista poco e niente con loro. Erano forti? Erano forti dei lanciatori. Ma a proposito di questo, vorrei fare una domanda un po' provocatoria, forse si arrabbia un pochettino Alberto, no? No, e perché? Alberto, ai tempi tuoi della Fortitudo, quanti giocatori di Bologna c'erano? E adesso quanti giocatori di Bologna ci sono nella Mo si Fortitudo? arrabbia, mo si arrabbia il nostro amico No, presidente Michelini. io immaginavo che... Sfondi da porta aperta come sfondi da porta aperta. Eravamo immaginavo. tutti di Bologna. Eravamo tutti di Bologna. Meli, Lerker, Calzolari. Ce l'ho qui, Blanda, Malagudi, Rinaldi, Sanders, More... no, No, Sanders, Sanders no. Morelli, Morelli, Baldi, Meli, Malagudi. Sarti. Tutti di Qui Bologna. siamo informatissimi, Sì, erano tutti bolognesi, come voi eravate tutti dettonesi. Adesso Bologna non ce n'è uno. È un porto franco. Non ce n'è uno. Adesso il baseball va così, però la Fortitudo ha fatto una squadra, una società molto solida, un buono sponsor, e ogni anno ha questa ambizione di vincere e tutti gli anni si presentano con dei gran squadroni molto forti. Quindi Bei tempi, è Toro, così. con la presidentessa Seragnoli. Oh Giorgio, senti, l'Isabella a Bologna è strapremiata dai presidenti della Repubblica perché lei per la città di Bologna ha Fatto. costruito ospedali, Ma hospice, conto. tutto a sue spese. Isabella è una delle donne più ricche La d'Italia, presidente del ma di Bologna. una generosità, tu l'hai conosciuta, generosità incredibile. Era a Cuba con noi, ti ricordi? Sì, come no? Ricordo sì. Ti presentai Huelga. Bravissima ragazza. Sì. Alberto, qui c'è la storia di Bologna che comunque si lega con la storia di Nettuno. Tu lo sapevi questo piccolo particolare, che uno dei giocatori più caratteristici, emblematici di Nettuno, che indossava il tuo numero, il numero 20, ci ha confidato che Ruggero Bacialimani, stiamo parlando, che salutiamo, che Sì. Sì. ora è in Germania con le vesti di coach, Bellissimo, che è una settimana che ci sta mandando i servizi dall'Europeo, dall'Olanda, e ci ha dichiarato che lui ha scelto il numero 20 proprio in tuo onore, perché per lui eri il suo mito, l'interbase, il suo ruolo. Lo sapevi questa cosa? è vero, perché quando veniva a Bologna si girava verso di me di spalle, mi insegnava, mi No. faceva il segno di dietro. Vero. E per me è un onore, perché Bacialimani e Ruggero erano super giocatori. Che dire, io lo ringrazio per la stima, che Bacialimani è stato un grandissimo giocatore, completo in tante cose, Vero. aveva tutto. Quindi un grande onore, Eh è un già, eh grande onore. già. Alberto, quanti guanti d'oro hai vinto? Sai che non lo so, che non usava tanto una volta. Ah, io so, di là. Una volta usava gli Oscar, c'erano gli Oscar del baseball. Quando il baseball andava male, si faceva delle gran feste, bellissime, in pieno centro Bologna, che consegnavano gli Oscar, migliore interno, migliore fuoricampista, migliore battitore, migliore giovane. Sì, Io ho vero. vinto tre Oscar in quella lì. E due come difensori e uno come battitore. Già. Lo vuoi vedere? Te lo faccio vedere. No, 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 no. Ascolta, Alberto. Dicono, Giorgio nei testimoni, che te interbase, cioè te in terza No. base e l'interbase di allora, Vic e Luciani, eravate un'ira di Dio, lì non passava nemmeno una mosca. Che ci dici? Sai perché? Perché Giorgio lo sa benissimo dall'amicizia che ci lega Vic e me. Quindi eravamo talmente amici dentro e fuori del campo che quando
c'erano momenti difficili, ci si guardava in faccia e come per dire, se l'uomo in seconda assolutamente non deve andare a casa, c'è situazioni particolari, ci pensiamo noi. Sì. Insomma, mi caricava della scala, sì. Che ti vengono, no? Ti vengono, che non c'è bisogno che tu lo dica l'allenatore. Poi il modo, quindi, il modo di Vicchi è tutto tranquillo. Figlio di buona donna. No, io Vic cercavo di farlo star comodo perché avendo giocato tanti anni in interbase, spostato in terza, io avevo nelle gambe i movimenti dell'interbase, quindi mi ha aiutato molto. Quindi io tagliavo molto la mia sinistra e Vic, sai che giocare interbase la palla nel buco tra la terza e l'interbase, prenderla e entrare prima è dura. Giorgio, mi capisci? Certo. Quindi io cercavo, aiutavo Vic di brutto, quel tagliavo di brutto per farlo stare comodo e pensare più alla sua sinistra. Quindi lui non dovrebbe chiedere a tuffo. Sì. Questa è una cosa, però ci completavamo molto. Eravamo veramente, Vic è un compagno di squadra fantastico. Giorgio lo conosce, l'ha avuto come compagno di squadra nazionale. Certo, grande Vic. Io il famoso fuoricampo di Bologna contro gli americani. Sì, a Parma. A Parma, mi mise la spalla, io battevo dopo di lui. Mi mise la mano sulla spalla, mi fa: Giorgio, dobbiamo buttarla fuori la palla. O io, se non lo faccio io, fallo te. Io ho fatto Vicchi, pensaci te. Ha fatto fuoricampo sopra il muro. No, lì in precedente, con l'uomo in seconda, andai a battere io. Quindi mi sa che tu, Giorgio, eri quarto o quinto nel line-up. Io dopo di lui battevo. Allora eri allora io ho ero quinto, secondo, di terzo e quarto. Mamma mia, che... Quindi io ruppi la massa, ho battuto nel buco, ma quando ruppi la massa, e dopo Vicca, dopo abbiamo fatto 1-2-3, e siamo andati a battere noi, ho fatto fuori campo. Yeah. Mia moglie, che è americana, era contenta, contenta che di più non poteva. E Giorgio, bella, ma cosa ne dici di Bill Arsi come allenatore? Bill Arsi. Era meraviglioso. Grandissimo. Fantastico. Brava persona proprio. Alberto. Giorgio, mi diceva prima che arriva un fortissimo battitore, ma i lanciatori più ostici che hai incontrato, che ti mettono più in difficoltà, chi sono stati? Se ci sono stati? Italiani o... Ma diciamo italiani, perché i lanciatori stranieri, insomma, lanciavano... E poi sai, ormai c'è tutto... Guarda, io ho un nome di un lanciatore che Giorgio si ricorderà, che si chiama Clerici. Clerici, del Milano. Sì, ha avuto una carriera corta, sì. Ma era bravo, ti ricordi? Bravissimo, come Silva o Silvia, come ti chiama l'altro lanciatore loro? Gianni Clerici. Clerici. Perché, tanto per dirti, poi dopo Mike Romano era tignoso andare a battere, Gioia... Gioia, aspetta che mi ha segnato una... Colabello, Miele, Farina. Miele, Gioia, Farina, quelli erano tutti tosti, ma anche voi, io adesso ero già allenatore, avevate un bel lanciatore che si chiamava Cook, ti ricordi? Cook era a terza base. No, era a lanciato anche. No, Cook no. No? No. Ma tu avevi già smesso, io ero già allenatore, tu forse avevi smesso anche tu. Io ma voi avete sempre avuto dei forti battitori. Noi Sanders, Oliveros, Del Sardo, Rum, Guerrero. Sì, Guerrero. Abbiamo avuto dei forti battitori. Sì, ma voi eravate completi. Però ci mancava sempre qualcosa per poter vincere lo scudetto. Comunque, no, per rispondere di prima, e dire... Beh, Clerici mi ha dato molto fastidio, anche se era Mancino che... poteva aiutarmi, invece mi ha dato sempre molto fastidio. Però c'è una cosa da dire, che se tu sei in forma e stai bene, certo, non ce n'è per nessuno. Quando stai bene non c'è problemi. C'è problema. Se tu stai un po' così, vedi lo slider di Gioia, ti corri dietro. Quindi questione, il baseball è uno sport che l'allenatore ti può dire, insegnare, fare tutto quello che vuoi, però devi essere tu, farti trovare pronto. Vero, Giorgio? Vero, è vero. Tu vai in battuta, tu vai in difesa.
Alberto, tu che sei stato grande giocatore, coach, manager, ci puoi dire la tua su questo europeo, sulle convocazioni che sono state fatte dalla Esclusioni. sul manager Mazzieri, sull'esclusione di Ci sono delle esclusioni. Infante, Ambrosino, Esatto. Ramos convocato a 48 anni. Che ci dici? Allora, guarda, io ne parlavo ieri sera con Vic proprio di queste cose. Sono stato in nazionale con la nazionale di italiani, Interleghe, americani, italiani insieme, oriundi. Qui si fa troppo, troppo, troppo casino. Allora, ci sarà il Classic la prossima A marzo. maggio e ci sarà una nazionale tutto diversa. Adesso c'è una nazionale che devono andare a giocare con questi europei contro l'Olanda. Io non capisco, non ho niente contro Ramos, ma una nazionale che ha Liddi, Mazzanti, Sambucci, Vaglio. che possono fare il DH. Tanti giocatori che possono fare il DH quando gioca uno, quando gioca l'altro. Quindi non so che senso c'è chiamare Ramos a 45 anni. Non spieghi. Certo. Poi non ho capito l'esclusione di Infante, di Ambrosino, soprattutto Ambrosino ha fatto un gran campionato quest'anno. Stava per rischiare di vincere la tripla corona. Ambrosino ha fatto il miglior campionato da quando gioca in IBL, in Sì. assoluto. Il problema di Ambrosino era di stare tranquillo, perché lui sta trovando a tanti mezzi, velocissimo, con l'esterno centro. Loro hanno optato per Poma e De Simone. Sì. Non lo so, io non credo che Ambrosino fosse malato, avesse qualche problema. No, non è stata. Ci hanno confermato che Ambrosini e tutti i giocatori che sono stati esclusi stanno bene fisicamente, quindi sono state scelte tecniche, Alberto. Sono state scelte E poi tecniche. voglio dire, si priva anche di un giocatore molto importante sulle basi. Sappiamo l'importanza di Certo, anche a Ambrosino correre, se è una partita sulle basi. stretta. Bravo, Sì. bravo. È uno dei pochi rubatori di basi che c'è in Italia, velocissimo. Credo che abbia rubato 25 basi e sia stato eliminato una volta sola. 23 tentativi su 24, credo che sia stato così. Segue ancora Alberto Sì. il campionato, vedi, sa tutti i numeri alla perfezione, sa tutto. Sì, io non è che vado tutte le partite, però mi piace seguire lo score così, perché poi fai presto a capire le cose. Eh certo, il Però baseball sono numeri, si capisce solamente anche dei numeri si capisce com'è andata la stagione di un il giocatore. baseball è l'unico Adesso, sport. allenare adesso, io giocavo contro Giampiero Alfarone, facevo l'allenatore. Io mi preoccupavo di quello che avrebbe fatto lui. Lui cosa può pensare, cosa fa, che giocate può fare. Adesso le partite vanno e che nessuno fa niente. Giocano col pilota automatico. No, prima Giorgio, aspettavi, sei sì. Ma d'accordo? come no? Prima aspettavi nell'inserire il lanciatore partente, aspettavi l'altra squadra che metteva a lanciare, ricordi? Chi lancia? Aspetta, forse lancio lui, forse perché nascondevano i lanciatori, no? Per non Non scoprire sapere, per non carte. scoprire carte. Sì, è vero, È vero. però penso che sia figlio dei tempi, adesso va così, va così nella vita anche Adesso dell'assist. due inning e finito il lanciatore, È due quello che inning. stavamo parlando prima, che il baseball è cambiato. Ma come Prima un lanciatore lanciava 9 inning contro le mazze di alluminio. no? Ma se uscivo al settimo inning era andato male, al settimo inning già esci. Si sentiva mortificato se Sì, usciva come al no? settimo. C'erano delle regole diverse, non ti davano. Non c'erano lanciatori, capito? Il lanciatore straniero doveva chiudere la partita lui, doveva farla due punti basta. Adesso c'è il rilievo lungo, il rilievo corto, lo close, Una e qui là. partita c'ha quattro lanciatori, c'ha. Stavamo Stiamo parlando diventando tutti americani Toro, qui. delle battute valide adesso, 3.000, 4.000, 5.000, sono tutte valide. Una volta ti tuffavi, spizzavi la palla, errore. Adesso una palla a volo, Ascolta, deviare, però una palla anche viene di difficile. score spesso, Giorgio. Squadre forti, forti. Quattro valide alla fine del nono inning, tre valide alla fine del nono inning. Si basa. Poi,
Non so, adesso anche le medie battute, uno batte 2,20-2,30, contento. Dicono che ha fatto un buon Buon campionato. campionato. Giorgio, se tu battevi 2,20-2,30, contento? Mi cacciavano. Giorgio, se batte a 2,20 l'anno dopo non giocava. Non giocavo più, mi cacciavano. Sì, la settimana scorsa ho pubblicato un articolo di una partita all'Eurofon contro Nettuno e c'era la partita, mi sembra, finita 3-2, quindi risultato stretto. E 11 errori per Milano, 9 per Nettuno e 2 valide per Nettuno e 1 per Milano. Quindi già da lì ti fa capire che Sì. era diverso il modo di Ma... interpretare e giudicare le valide con gli errori. Sicuramente non ci sono stati 20 errori in quella partita. No, Sì, ma sicuramente sicuramente no. lì come toccavi la pallina, come stava Anche perché dicendo. sapevano giocare bene a baseball, sia il Nettuno che l'Eurofon di allora. Sì. Non credo proprio ci fossero stati 20 errori. No, ma se la Alberto, toccavi. la soddisfazione sportiva più grande tua, qual è stata? La soddisfazione sportiva. In campo come allenatore, Come atleta, come in campo, dai, raggruppa tutto, giocatore, allenatore. Guarda, quando io sono stato 3 anni a Parma, il Parma allora si chiamava Tanara Parma, e avevano un sacco di soldi. E mi vennero a contattare e mi fecero un Gelati. super contratto. Ma io non ero abituato, in America parlavo di soldi, era normale. Era un mondo di professionisti, quindi non ero abituato. Io dopo 3 anni di Parma decisi di tornare a Bologna e Bologna era una squadra di metà classifica che si vinceva, perdeva, rideva, scherzava. Allora io cosa ho fatto? Sono tornato a Bologna e i soldi che guadagnavo li ho, con il presidente da allora, spraiati a tutta la squadra. Quindi tutti prendevano qualche cosina e vincevo subito lo scudetto. Io sono andato a Bologna nel 69 e nel 69 vincevo lo scudetto. E lì si è formato l'Amaro Montenegro, che Giorgio si ricorda bene. L'Amaro Montenegro, una squadra molto compatta, tutti coetanei, molto uniti. Per me è stata una grande soddisfazione. E questo ti fa molto onore, Alberto, quello che ci hai Beh, appena fu detto. una scommessa importante quella che ha Sì, sì, fatto. sì, sì, sì. Anche perché io mi sono sposato nel 69 e dissi a mio suocero: 2 o 3 anni in Italia, poi torno per sempre negli Stati Uniti. Cosa posso fare? Bugiardo! 47. Bugiardo. Mentre Alberto, la sconfitta più amara, qual è stata? Come allenatore è stata la finale della Coppa dei Campioni dell'86 a Bologna, la organizzavamo noi perché nessuno la voleva organizzare. E non so, primo inning, vidi proprio tutta la cosa. Hanno cominciato a cercare di colpire Lenny Randle, praticamente c'è stata una gran rissa. Che poi fu colpito, c'è stata una gran rissa e fu espulso solo Lenny Randle, perché Lenny Randle ha giocato per me un anno dopo che è venuto via da Nettuno a Bologna Sì, ed ce lo è ricordiamo. diventato mio grande amico veramente. Quindi noi abbiamo fatto quella partita che abbiamo dominato il torneo fino a quella partita dominatori, quella finale col Parma, abbiamo fatto questa partita senza Lenny Randle e la squadra è crollata e mi ha preso la Coppa dei Campioni per quella cosa che io non ho mai digerito, mai digerito. Gli arbitri ci Ancora mettono. l'incubi, Giorgio, mai l'incubi tu, no, ancora l'incubi di quella partita. No, io non più, però all'epoca la notte dormivi poco pensando chi dovevi affrontare il giorno dopo, cioè tutta la settimana stavi in fermento perché Bologna, Aerofon, partite proprio complicate. A noi addirittura ci portavano, un anno giocammo contro l'Aerofon, ai tempi di Benvenuti Monzon. Ci portarono a Foce Verde, a 10 km da Nettuno, in albergo, perché c'avevamo un incontro con l'Erfono, una partita molto importante. Allora non volevano che la gente ti fermasse per strada, oh, mi raccomando, stasera. Allora tutti fuori Nettuno. Già, nel rientrare in campo,
Gian Piero, ragazzi, mi raccomando, state calmi. Se l'arbitro, tu prendi la palla a volo e dici che è salvo, capito? Lasciate perdere l'arbitro, sì. Ma fatto a tempo a dire così, come siamo andati in campo, è successo di tutto, le botte, casino. Stavamo tesi come corde di violino. Strano, perché non succedeva mai, Giorgio. Ma queste cose non succedono, sono sempre persa. Ma tu c'eri a Bologna quando scoppiò la bomba nell'82? Come no, nell'82, noi stavamo all'Hotel Jolly. Io ogni volta che venivo a Bologna andavo a comprare delle bambolette per mia figlia. Giriamo la palazzina e sentiamo una botta allucinante. Oh, ma che è successo qua? Perché c'è il poligono? Perché a Nettuno c'è il poligono di tiro, ogni tanto fanno scoppiare qualche bomba. Ma siamo usciti fuori e abbiamo visto un nuvolone che si è alzato dalla stazione di polvere. E poi quello che abbiamo visto, stavamo lì. Toro, noi andavamo spesso all'interno della stazione a prendere le cartoline. Al bar, capito? Per fortuna quel giorno abbiamo cambiato strada. Sì. Eravate in doppia giornata proprio di fronte. Mamma mia, oh, che cadastro, poracci. Alberto, cosa ti senti di dire ai giovani di oggi per farli riavvicinare al baseball? Cosa suggerisci? Io direi più anche ai più grandi, mi sentirei di dire. I giovani devono giocare. Devono giocare più partite possibili e lasciare l'ambizione a questi giovani che un giorno potranno arrivare alle squadre, alla Serie A, alle BL, ripeto. Ma se questa ambizione non gliela togli, giocheranno un anno, due anni, tre anni, quattro anni, poi dopo un po' diventano grandicelli e vedono che abbiamo degli esempi a Bologna, senza fare dei nomi, che non hanno spazio, perché c'è questo oriundo, c'è questo americano, c'è questo qui, arrivano tutti da fuori, e quindi loro cosa fanno? Vanno fuori a giocare un anno, in A2, e poi dopo molti smettono di giocare. Devi lasciare l'ambizione. Chiedi a Giorgio se lui aveva l'ambizione di andare in nazionale. Tutte le volte che c'erano le convocazioni c'era una gioia vedersi convocare. Vero. Adesso l'ambizione, adesso dicono c'è il nazionale, andiamo a Cuba, ma io Cuba l'ho già vista. È vero. Bisogna lasciare l'ambizione e giocare, Alberto. Però se non fanno qualcosa qui si è messi male. Infatti volevo chiederti, dato che quest'anno ci saranno le elezioni per la nomina del nuovo presidente federale, cosa pensi di suggerire al prossimo presidente federale per il rilancio non solo del settore giovanile ma anche del baseball in generale, visto che gli stadi sono vuoti ormai? Io siccome quando ho smesso di giocare ho fatto il direttore commerciale della Merloni, della Sinudine, mi sono tolto delle grandi situazioni di lavoro che impagabili, quindi la federazione deve aiutare delle squadre come la vostra, che si è trovata in difficoltà, deve aiutarla con la forza che può avere la federazione a cercare degli sponsor, di aiutarli e chi è in difficoltà, perché non tutte le squadre sono uguali, c'è il Nettuno e c'è il Godo, capisci? Sì, certo. Quindi il Nettuno va aiutato, e quindi per fare se vogliono fare le BL devono fare squadre di 8, minimo 8 squadre, ma fate bene, ma mi sa che le BL non può resistere ad andare avanti così. Noi allargono a tutte le altre squadre di A2, io non so che programma possono avere, però il presidente che verrà, voi avete parlato con qualcuno? Sì, allora ti aggiorno subito, Alberto. I primi di settembre ad Anzio c'è stata una manifestazione in ricordo di Stefano Pineschi e lo Stefano Sette. Abbiamo incontrato Massimo Foghi, il vicepresidente federale, che ancora non si è candidato, però i rumors dicono che si candiderà. Qualche giorno fa abbiamo sentito da Novara il primo che si è candidato, Simone Pillisio, e ci ha detto che voleva venire proprio qui da noi a presentare il suo programma, e adesso stiamo cercando di contattare anche Andrea Marcon del Friuli, e dovrebbero essere loro tre i prossimi candidati FIPS. Noi vorremmo, ne abbiamo parlato sia con Giorgio che con Massimo, noi abbiamo dato la disponibilità, vorremmo
dare la disponibilità di fargli presentare, se vogliono venire qui o tramite Skype, presentare il loro programma a tutti i nostri telespettatori, così si può discutere. E vorremmo anche l'intervento del presidente uscente Fraccari. Così ci può dire cosa c'è, quello che ha funzionato, le lacune che ci sono nella federazione per cercare di colmare questi possibili vuoti e dove migliorare. E noi con Fogli abbiamo parlato e Massimo, Sì, ci ha sono dato. molto disponibile Sì. e ci ha illustrato un po' le difficoltà che ci sono per reperire, I insomma, fondi. i fondi, i Il soldi. CONI adesso Ha ha. tagliato un po', ha chiuso un po' i rubinetti perché i soldi sono pochi, quindi ci sono le federazioni piccole come la nostra che purtroppo ne pagano le conseguenze più di altri. Serve più visibilità. Però guarda, io ho un'esperienza, io con te, Gianluca, te l'ho detto Sì, che sì, sì. mia moglie, essendo di Cleveland, vado spesso negli uffici degli Cleveland Indians. Ho avuto occasione di conoscere Tom Giordano, voi lo conoscete, Sì. e anche il presidente, mio suocero, aveva delle amicizie lì. Io 2 anni fa ero a New York e sono andato nell'ufficio di Bloomberg, il sindaco di allora, giacca, cravatta, camicia bianca, perché ho voluto aiutare i ciechi, sai che è il campionato dei ciechi che c'è a Bologna. Sì. Ma guarda, se tu ti. In America c'è voglia di Italia, c'è voglia di questo fascino qui mediterraneo. Se tu ti presenti come un poveretto, devi pensare, noi dobbiamo pensare in grande, in grande. Si fa sempre tempo a tornare giù. Quindi non ho avuto difficoltà ad andare negli uffici di Bloomberg, non ho avuto difficoltà ad andare negli uffici dell'Ines, dentro fuori quando mi pareva a me. Ho conosciuto personaggi incredibili nei miei 47 anni di matrimonio. Io vado spesso in America, ci sto anche parecchio, ma l'America loro devono sfruttare il fatto che gli americani, anche loro, hanno bisogno un po' di Europa, perché ti ho detto, il baseball in America, gli stadi sono pieni, però i giovani stanno giocando un po' meno del solito, perché si stanno attaccando sempre di più al calcio, quindi hanno bisogno di trovare alternative. Va bene Alberto, noi ti ringraziamo, ringraziamo i telespettatori che ci hanno seguito, ringraziamo il Simone Pillisio da Novara, Massimo Foghi e Andrea Marconna, se vorranno venire qui contattarci, noi siamo disponibili, siamo aperti a tutti quanti e anche al presidente Faccari stesso uscente se vuole intervenire per cercare di migliorare e colmare le lacune che ci sono nel baseball italiano, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Le cose nel baseball nostrano, nello sport che amiamo, non vanno. Comunque il tempo Purtroppo è è finito. tiranno. Amici, anche questa sera siamo arrivati alla fine. Noi vi salutiamo, salutiamo Giorgio, salutiamo Massimo, Buonasera a tutti. ringraziamo Alberto Ciao Giorgio, per la disponibilità e noi ti grazie aspettiamo qui a Nettuno. mille. Ti aspettiamo qui. E amici, ci vediamo la settimana prossima. Un saluto a tutti. Nettuno, la perla della costa e del Tirreno, siamo lì meglio di non montero, chi non ci crede venga qua a vedere sudore, te lo so dato a te. Ciao, sono Chiara e anche io seguo il verde del baseball. Vamos. Ciao, sono Emanuele e vi consiglio di seguire il bar del baseball come me. Ciao! Buongiorno, sono Massimo Giannetti e anche io seguo il Bar del Belgio e invito anche voi a farlo. Ciao, sono Thiago da Silva, lanciatore della nazionale italiana. Anche io seguo il Bar del Baseball. Un abbraccio.